the truth, girl. Tonight I just wanna love you, love you. Downtown, we ain't gotta get dressed up. You ain't gotta take all that time putting on your makeup. Yeah, when you're looking so good, you ain't even trying. Yeah, anything else we do, girl, is waste of time. Yeah. 'Cause I just wanna love you, love you. I just wanna hold you tight. I don't wanna see that. Abbiamo aperto con l'allegria della gioventù, che è sempre un'ottima adrenalina, poi anche per gli adulti. Abbiamo l'assessore dello sport del Comune di Fano, Caterina Del Bianco, che sarà impegnata invece sulla distanza di 8 km e 400 metri in preparazione poi del trofeo Lamberto Tonelli. Sì, questa è una delle gare più belle paesaggisticamente, tra le tante che abbiamo a Fano come panorama podistico, che è veramente ricco. Questa è una delle ultime, poi c'è quella di Cucurano, l'appuntamento della Lamberto Tonelli in città. Questa è quella che regala dei paesaggi più belli ed è in salita, quindi i podisti lo sanno bene. È un enorme successo di pubblico ogni volta, c'è una grande organizzazione, un bello staff sia del CSI, ma una bella rete di collaborazione, e anche il quartiere di Gimara risponde sempre molto bene. Questa ormai è una gara storica, quindi la città è abituata a questa gara tra i colli, i nostri colli. Io ringrazio il CSI per la grande organizzazione, e hanno organizzato anche questa camminata benessere, quindi speriamo di aumentare questi momenti dedicati alla promozione del benessere in città, anche nelle gare podistiche. Eccoli, sono partiti, attenzione, buoni, gli applausi, sì, buoni, buoni, ai lati della strada, bravi così. 53 gli atleti in gara, bravissimi, eccoli, bravissimi, un bel applauso, incoraggiamoli questi giovanissimi. Attenzione alle transenne, bravi, attenzione, bravi così, bravi, bene, bravissimi. I just wanna love you tonight. Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme el juego. Sola, creo, y a tus amigas hasta luego. No des explicaciones, solo vente. Que tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Pa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, 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 pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, 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 pam. Sono maratoneta. Sì, sì. Si vede dal fisico, insomma. Grazie, grazie. Manfredonia, come va con le gare podistiche? Poi all'arrivo sentiamo la differenza tra le gare organizzate a Manfredonia e qui nella provincia di Pesaro Urbino. Okay. Punti in alto. No, no, non no, saresti no. arrivato da Manfredonia così tanto per partecipare, no, no, di la verità. Vorrei riprovare a correre in gara perché sono fermo da un po' di mesi. Allora ne ho colto l'occasione per poter provare una gara qui in zona. La cosa molto bella e importante sarebbe conoscere anche il tuo nome e cognome.
Domenico Barbone. Domenico Barbone, segnatevelo nella vostra agenda perché ci farà vedere delle belle cose. Ricordiamo, ecco, per la gioia di Fano TV, che Fabio Ercoli è gemello di Marco, che ha vinto l'anno scorso, quindi anche Fabio è andato a bersaglio qui nella Corrifano nel 2012, quindi ci potrebbe essere un passaggio di testimone, un passaggio di testimone con il gemello Marco. Come mai Marco non è qui con noi? Oggi gareggiava in Toscana tra Pisa e Lucca, una staffetta con degli amici, una gara così, una trasferta, diciamo. Non può difendere il suo titolo qui a Gimarra di Fano, però insomma ha lasciato questo impegno al gemello Fabio, che conosciamo per i suoi tanti successi in regione e non solo. Carabiniere, 27enne, di Rio Salso Tavuglia, distanza in Lombardia, Lodi, mi sembra, per quanto... gemello Lodi e Marco, e invece Fabio sei alla caserma? A Milano. A Milano, bene, città calda. Sì, sì. Si parte dall'incrocio, ripassate qui dall'altra parte, e quindi si può vedere la gara, al di là del campo da calcio, e arrivate dove c'è quel furgone bianco. Giro unico, 1800 metri. She woke up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. Secondi al via, 10 secondi al via, ecco Luca Sanfilippo è pronto ad abbassare la bandierina su questa 22esima edizione della Corrifano, organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Fano. Eccoli, sono partiti in questo momento 17.05, questo folto gruppo di atleti. Non abbiamo i vincitori della passata edizione, però per quanto riguarda il maschile abbiamo il gemello, l'anno scorso andò bersaglio Marco Ercoli, quest'anno abbiamo Fabio Ercoli, già primo nel 2012, che già ha il comando nelle primissime posizioni. Ecco Stefano, vai, e qui un po' d'adrenalina sotto i riflettori di Fano TV. Fabio Ercoli, 27enne, di Rio Salso di Tavuglia, carabiniere, distanza a Milano, difende i colori della Gabbi Bologna. Lorenzo Polverelli con Giovanni Pazzaglia, poi Massimiliano Paolucci, ancora una casacca rossa di Massimiliano Paolucci, poi Fabio Perazzini, Francesco Tornati, questi gli atleti nelle primissime posizioni, 203 gli atleti in gara. 203 gli atleti in gara, questa distanza di 8 km e 400 metri, ancora percorso pianeggiante prima di iniziare ad attraversare le colline qui di Gimarra. Giornata favorevole anche a livello delle temperature, ecco anche tanti tifosi lungo il percorso, si stanno facendo sotto gli inseguitori. Si è formato un gruppo, ecco, si è formato un gruppetto con Fabio Ercoli, Francesco Tornati, Fabio Perazzini, Giovanni Pazzaglia, Stefano Ridolfi, Massimiliano Paolucci e Francesco Berardi. All'inseguimento si è portato Andrea Marini, ancora la strada che sale, ma è ancora un gruppetto abbastanza numeroso, sostanzioso al comando. 22esima, si sta staccando leggermente Francesco Berardi, gara percorso immerso nel verde, privo di traffico, è un lungo saliscendi, si intervallano salite e discese, percorso relativamente breve, tra virgolette, relativamente breve di 8 km 400 metri, ma impegnativo per i continui appunto
così sali, scendi, sono rimasti in quattro al comando. Sì, tutto spazzato. Stanno aumentando le frequenze. Ah, Fabio Ercoli, successo. Fabio Perazzini, spalla a spalla. Siamo al quarto chilometro. Siamo al quarto chilometro. 14 minuti e 20. Fabio Ercoli che aumenta il suo vantaggio a metà gara. Ecco, aumentato il vantaggio a metà gara di Fabio Ercoli, vediamo in lontananza anche con la canotta bianca Francesco Berardi, al bivio per Rocco Sambaccio, con Fabio Ercoli al comando. Sale la Gabi Bologna, 27 anni, carabiniere, distanza Milano, di Rio Salso Tavuglia. Il gemello oggi era impegnato in Toscana in un'altra gara, quindi ha demandato al gemello Fabio. Ricordato, l'anno scorso vinse con 28,15 il gemello Marco. Quinto chilometro, siamo a 3 km e 400 metri dalla conclusione, con ancora una manciata di metri di vantaggio. Gli inseguitori si fanno sempre minacciosi. Tratto leggermente di falso piano. Aumentato il vantaggio. In questo momento si è portato all'inseguimento Giovanni Pazzaglia della Polisportiva Montecchio 2000, Francesco Tornati della Gabbi Bologna, più staccato Fabio Perazzini. Il distacco è rassicurante. Abbiamo ancora un ultimo ostacolo da qui alla vittoria per Fabio Ercoli, con la salita, l'ultima salita, tratto leggermente pianeggiante, dicevo in Umbra. Tra l'altro, in occasione di questa 22esima edizione a Corrifano, hanno cercato di sistemare anche la strada, vediamo insomma che hanno chiuso le buche, sembra di essere al Giro d'Italia, quindi grazie anche all'amministrazione comunale per questo accorgimento, sempre gradito. Dopo il sesto chilometro, all'altezza del sesto chilometro, anche se non ho delle sensazioni positive su Fabio Ercoli, però mi sta smettendo alla grande, perché ha aumentato il suo vantaggio, quindi il volto tradisce un po' le nostre sensazioni, sembrano di sofferenza, invece così non è, forse stanno soffrendo maggiormente i suoi avversari. Se non sbaglio è Fabio Ercoli, ultime falcate per Fabio Ercoli, si fanno, ecco, iniziata la volata anche per il secondo e terzo posto. Andiamo ad applaudire l'arrivo vittorioso di Fabio Ercoli, grande, bravissimo Fabio Ercoli, già vincitore nel 2012, ecco Fabio Ercoli, 27enne di Rio Salso Tavuglia, carabiniere di stanza a Milano, difende i colori della Gabbi Bologna. Francesco Tornati che si è fatto minaccioso. Argento per lui all'inseguimento, ha veramente guadagnato tanti metri preziosi nel tratto in finale. Fabio Perazzini, Francesco Tornati della Gabbi Bologna, ecco Fabio Perazzini, la testa di Castel San Pietro. Poi vediamo l'arrivo di Massimiliano Paolucci della Polisportiva Montecchio, poi ancora Gabbi Bologna, grande giornata per la Gabbi Bologna. Ti ho visto un po' un po' sofferente, l'ho detto anche in diretta, insomma avevo paura sulle tue. Intanto Andrea Marini che va a tagliare il traguardo, forse era la mia sensazione, forse no, però insomma non eri brillante come in altre occasioni. Sì, sono consapevole che la mia condizione attualmente non è quella delle migliori, ho affrontato dei problemi di salute che ancora non ho risolto e sono un po' in ripresa, però ho approfittato della discesa che è il punto in cui ero favorito per amministrare meglio, così poi, cioè nel senso, ho allungato in discesa perché lì era il punto in cui veramente potevo prendere un po' di margine, poi ho amministrato il vantaggio nel finale, però devo dire che stava tornando su abbastanza bene, certo. Aspettiamo di ritornare un po' in forma, però. Infatti, nei tratti in discesa guadagnavi sui tuoi avversari. Sì, stante un po' la giovane età rispetto agli altri, il passato in pista, magari riesco a allungare un po' il passo, sì, in discesa. Grande Fabio, ecco Francesco Tornati al secondo posto, ha guadagnato moltissimo nel tratto finale, ho detto avevo la sensazione
che si stava ricucendo lo strappo con Fabio Erco. Avevo quella sensazione lì perché lo vedevo un po' tirato. Diciamo, Fabio. Diciamo che se c'era un altro po' di chilometri mi divertivo un po' di più, però sempre rispetto per Fabio che è un altro passo. Adesso magari non è nel pieno della forma, neanche io, però sto riprendendo. Ho fatto una bella gara, il mio ritmo è aumentato nel finale, quindi sono molto contento, contentissimo. Ci aspettiamo a Villa Fastigi, per la Villa Fastigi Tennis il 29 di ottobre, lì si corre in casa, si gioca in casa, quindi insomma non puoi sbagliare. Sì, quella è una gara molto sentita, pesante, più di Valencia. Sicuramente sì. Francesco Berardi, sentiamo Francesco Berardi, il fanese Francesco Berardi, l'invincibile. Allora, anche oggi una bella gara, Agnese Eppat. Bravo Agnese. Sì, bellissima gara anche come tracciato, diciamo. Io personalmente un po' l'ho sofferta oggi per aver passato la notte in bianco con mal di denti, quindi l'ho sofferta, però dai, è andata bene. Ho fatto un settimo posto assoluto, credo, e un secondo di categoria dietro atleti fortissimi, quindi sono contento per come è andata. Siamo a Gimara di Fano, il primo di Fanese. Sì, quello sì, dai, almeno quella soddisfazione ce l'ho oggi. Grande, grazie Francesco Berardi di Fano Corre. L'appuntamento è il 22 ottobre a Fano, nel centro storico di Fano, per il trofeo Lamberto Tonelli. 2012-2013, a Bersaglio nel 2017, il tempo si è fermato. Si è fermato. Come dicevo, sono più vecchia, quindi la soddisfazione è ancora più grossa. No, sono contenta perché sono riuscita a passare l'Agnese, che non ce la faccio da mesi. E quindi gliel'ho detto, sono contenta. Doppia soddisfazione perché Agnese Eppat corre in casa, gareggia per Fano Corre, di Fano. Intanto arriva anche Chiara Orlandi dell'Avis Aido di Urbino, la accoglierei con un bel applauso. Quindi insomma una giornata straordinaria, semplicemente straordinaria. Sì, semplicemente straordinaria. Non volevo neanche venire perché domani ho in programma un'altra gara, quindi ho detto no, riposiamo. E poi non ce la faccio, devo farle tutte. Eh sì, ormai nel tuo DNA c'è solo la corsa, infermiera Rimini, c'è anche la famiglia fra l'altro, ma ogni tanto si ricorda di averla perché è sempre impegnata in gara. Domani dove siamo in scena? Siamo a Savignano sul Rubicone. Grande manifestazione a Savignano sul Rubicone, grazie, grazie a Luana Lardini, ci rivediamo per la cerimonia di premiazione. Allora, passiamo subito la parola a Caterina Del Bianco. Dov'è Caterina Del Bianco, l'assessore dello sport? Ecco la carriera di corsa, insomma, dopo la camera un bel applauso. Ha fatto la camminata ludico-motoria, quindi 8 km 400 metri anche per lei. Quindi la parola all'assessore dello sport del Comune di Fano, Caterina Del Bianco. Vai Caterina. Giusto un saluto a tutti gli atleti perché ci tengo in questa manifestazione che, come dicevo prima, tra le tante che facciamo a Fano è la più bella dal punto di vista paesaggistico, è una gara storica nel quartiere di Gimarra, il quartiere ci accoglie sempre molto bene, questo è merito degli organizzatori che si sono inseriti perfettamente nel quartiere, è merito di tutte le associazioni che collaborano perché il CSI, come sempre sa fare, fa un bel lavoro di rete e di squadra. E quindi appuntamento alle prossime eventi che sono a ottobre, abbiamo l'evento di Cucurano e poi chiudiamo l'anno con l'evento in piazza Lamberto Tonelli, quindi una bella panoramica di eventi di podismo per tutti voi. Arrivederci alla prossima gara. Grazie Caterina. Subito il testimone al presidente del Centro Sportivo Italiano Marco Pagnetti. Grazie mille, grazie a tutti, veramente noi siamo contentissimi perché quest'anno come ogni anno aumentiamo sempre il numero, ma soprattutto siamo riusciti con i bambini e i ragazzi, quindi vuol dire anche come comitato stiamo lavorando bene. Ringraziamo anche tutte le associazioni podistiche che ci danno una mano, grazie veramente a tutti. Vorrei fare un grosso applauso a tutti i collaboratori con la divisa, con la Polo Rosso, perché senza di loro non saremmo riusciti a fare questo, quindi chiedo un applauso per loro, grazie. E volevamo chiamare qui la signora Oliva insieme a te, quindi non mi ricordo come si chiama. Elisa, eccola, insieme a Francesco Paoloni che è la storia della Corrifano. Volevamo consegnare ad Elisa questa targa ricordo in onore di Vasco, perché purtroppo non c'è, quindi facciamogli un grosso applauso, che è stato un nostro, ecco, brava, è stato un grandissimo collaboratore a Corifano, nonché un grandissimo collaboratore di tutte le gare podistiche. Grazie ancora, veramente di cuore, grazie. Bene, dopo questo ricordo devoroso, passerei la parola al presidente della Visfano, Marco Savelli. Marco, ecco, bravo, l'abbiamo già sentito subito dopo l'arrivo, ma così a bocce ferme, forse ha qualcos'altro da raccontarci. Vai Marco.
Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il presidente Marco Pagnetti dell'Eterno Invito, ringrazio tutto il gruppo qua alla macchia rossa colorata del CSI, a cui va sicuramente un grandissimo applauso. E da rosso a rosso, mi raccomando, venite a donare. Qua alla vostra sinistra c'è un bellissimo slogan: vivi il lato sano dello sport. Grazie a tutti per questo bellissimo messaggio che oggi avete dato. Fantastico soprattutto la quantità dei bambini e dei bambini che hanno partecipato a questo bellissimo evento. Siamo sulla strada giusta, forza Avis, forza Fano. Grazie Marco. Bene, passiamo alla cerimonia di premiazione. Allora, con la vincitrice assoluta, iniziamo dalle donne, Luana Lerardini e Gabi Bologna, che va a vincere questa 22esima edizione del Corrifano con 33,52. Eccola qua, la coppa con il buono. Bene. Ah, il buono del Running Center di Lucrezia. Era qui con noi, ancora c'è il gazebo, l'esposizione. Allora, categoria. Iniziamo dalla categoria con Roberto Agostini, Idea Sport Territorio Cagli. Prima la medaglia. Tutti qui, poi rimanete qui. Poi, secondo posto per Luigi Mediatore, Fano Corre. Grande. Rimaniamo tutti e cinque qui, eh? Caterina, Vallalonza. Poi terzo posto per Alberto Moricoli. Vai Alberto, che società sei Alberto? Libero. Nessuno, sei in attesa di società insomma. Quarto posto per Enrico Fabroni, Fano Corre. Vai, Harry. Quinto posto. Marco già mi guarda, ha preparato, i suoi fotografi. Marco Gelso, presidente delle Idee Sport Territorio Cagli, grande. Bravo Marco, abituato ormai ai podi, anche a Cannavaccio, insomma andate a bersaglio. Bravissimi, un bel applauso, grazie ancora, complimenti. Ci vediamo il prossimo anno, sicuramente anche prima, ma per quanto riguarda il Corrifano il prossimo anno. Ciao, grazie. Categoria B, Francesco Tornati, Gabi Bologna. Ah, anche la medaglia, eh? Secondo posto, Massimiliano Paolucci, Polisportiva Montecchio 2000. Rimani qui con noi. Manifestazione ripresa da Fano TV. Terzo posto, ancora, Polisportiva Montecchio 2000 con Giovanni Pazzaglia. Vai Giovanni. Quarto posto, Andrea Marini, Osteria dei Podisti. Quinto posto, Michele Sorcinelli, Fano Corre. Bravissimi. Gruppo completo, bene. Vincitore assoluto, Fabio Ercoli, Gabi Bologna, con 29 retti. 29 netti, succede al gemello Marco Ercoli. È sempre il buono del Running Center, e oltre la coppa e il prosciutto. Marco Ercoli, gemello che era impegnato in Toscana in un'altra gara, ha vinto l'anno scorso. Fabio, sì, questi sono, pesano tantissimo. Fabio Ercoli ha vinto anche nel 2012. Grazie ancora. Ciao Fabio, alla prossima. Categoria C. Col primo posto, ancora Fabio Perazzini, Castel San Pietro. Fabio Perazzini. Secondo posto, Stefano Ridolfi, della Gabbi Bologna, arriva da San Marino. Dov'è Stefano? È andato via Stefano, chi ritira? Luana, non abbiamo bisogno del documento, ci fidiamo. Bravo Luana. Gabbi. Ancora Gabbi, dove vuoi? Non vi preoccupate, non è Stefano Ridolfi. Terzo posto per Francesco Berardi, Fano Corre. Grande Francesco. Forma di formaggio. Quarto posto, Carlo Romagnano, Riccione Podismo. Grande, grande Carlo. Completiamo questa categoria col quinto posto, Luca D'Andrea, Atletica Senigallia. Vai Luca, bene. Consegniamo, esatto. tutti, le mani. Tutti a stringere la mano a Ridolfi. A Ridolfi oggi.
Bene, grazie ancora, ciao. Categoria D, Ugo Moroni, Castel San Pietro. E la medaglia, secondo posto per Adrio Pierantoni, Alma Juventus Fano. Vai Adrio. Terzo posto, Stefano Sperandio, Calcinelli Run. Grande Stefano. Vai Simona, facciamo la foto. Quarto posto, Stefano Tonelli, Gruppo Politico Lucrezia. Quinto posto, Pasquale Miraz, Lucrezia. Piras, no Mira. Pasquale Piras, Miraz. Gruppo Politico Lucrezia. Categoria D, siamo alla categoria E, se non sbaglio. Sì, va bene. Rino Marinelli, Atletica Fano. Poi siamo alla categoria... Secondo posto, Dino Gasperini, Polisportiva Montecchio 2000. Oro argento. Non ce n'è più. Li avete uccisi tutti per strada. Siete dei cannibali. Abbiamo risparmiato tre premi, non è poco di questi tempi. Ok, grazie ancora. Ciao. Categoria F. Oh, siamo le donne. Siamo le donne con Agnese Fatte. Fanno corre. Non c'è Agnese. Agnese, andate a casa. Ritiri te, dai, ritira Marco. Secondo posto, Claudia Santini, Banca di Pesaro. Erano incerti, il tuo nome era scritto in modo Sarchini. Ho detto dovrebbe essere lei perché quarta assoluta mi sembra, quarta o quinta assoluta. Quindi. Terzo posto per Roberta Brardinelli, Fanno Corre. Non è Fanno Corre? Sì, lo so che non sei te, però visto che sei venuta a ritirarlo te, cos'è? Fanno più sport? No. Niente, Libera. Ah, oh, ok. Enrica Tamburini. Bravissima. Athletic Team Taverna. No. Ah, Rimini Marathon. C'è stato un cambiamento in corsa. Terza. Federica Garbugli o Carboni? Carboni. Eccola, brava, Fanno Corre. Allora, siamo alla categoria G, grazie, complimenti, congratulazioni. Oh, siamo all'ultima categoria mi sembra, sì. Poi passiamo alle società. Con Chiara Orlandi, Avisai d'Urbino, primo posto per Chiara Orlandi. Ah sì, non ci fidiamo però, eh. Ce la fa la Chiara, anche perché è allenata anche per ritirare i premi, Chiara, rimani qui, va. Ce la fai, sì, chiediamo aiuto. Secondo posto per Francesca Carboni, Fanno Corre. Ci crediamo. Giovanna Bruni, ancora Fanno Corre. Siamo al quarto posto con Lucia Bilancioni, Calcinelli Run. Vai Lucia. Bilancioni e Vania Leardini. Bravi, brave anzi. Foto. Allora, le prime tre società. Primo posto, Fano Corre. Allora, seconda società, bravi ragazzi così. Consigliere che premia. Gruppo Politico Lucrezia, stretta di mano. Completiamo il podio anche per le società Calcinelli Run. Bella inquadratura, bravissime. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Ci vediamo il prossimo anno con la 23esima edizione della Corri Fano. Beh, diciamo che dobbiamo anche ringraziare il nostro speaker, no? Che è stato veramente perfetto come tutti questi anni, giusto o sbaglio? Sì. Come l'hai vista questa Corri Fano? Adesso l'intervista te la faccio io. Come l'hai vista questa Corri Fano 22esima edizione?
È sempre una manifestazione di grande successo, diamo spazio allo sport, competitivo e non competitivo, perché da due anni c'è anche la camminata amatoriale, la camminata ludico-motoria, quindi apriamo le porte anche a coloro che non amano cronometrare le loro prestazioni, che è sempre molto importante, perché non siamo sempre in forma, quindi l'importante è stare insieme, colorare, animare Gimarra, questa località alle porte di Fano, dove fra l'altro abbiamo parlato di Fano, sarà protagonista per quanto riguarda il centro storico il 22 di ottobre col trofeo Lamberto Tonelli, prosegue un passaggio di testimoni ideale tra Gimarra e Fano con il podismo e con Fano Corre, perché protagonista oggi, prima società al via, quindi con tantissimi atleti, protagonisti il 22 ottobre perché è la società che organizza poi Lamberto Tonelli. Grazie ancora, veramente, chiamiamo anche la signora Oliva e chiamerei anche il presidente dell'Avis Fano, Marco Savelli, e anche a loro abbiamo un cesto per ringraziarlo per la bellissima e stupenda collaborazione, già che questo consegnalo a Marco e poi prendi l'altro che lo consegniamo alla famiglia Oliva. Grazie veramente di cuore sia all'Avis sia alla famiglia Oliva, perché senza di voi non riusciremo mai a fare tutto perfettamente come siamo riusciti a fare anche quest'anno. Grazie ancora a tutti, rinnovo il mio grazie a tutti i corridori, a tutti i miei collaboratori che hanno dato una grandissima mano e ci vediamo per la 23esima edizione della Corifano, terza camminata. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie a voi. Questa è una delle tante gare che la città di Fano regala a tutti gli amanti del podismo, che sono tantissimi e frequentano il nostro circuito Marconi, ma le strade di Fano. Questa è la gara che regala dei paesaggi più belli, la Corifano regala i colli con la vista sul mare, quindi è un percorso bello ma altrettanto difficile, perché ci sono delle belle salite dove partono tutti molto veloce. È una grande organizzazione storica nel quartiere che si inserisce molto bene e questo è possibile perché il CSI ha una grande organizzazione con tutto lo staff dei ragazzi giovanissimi e poi fa un grande lavoro di rete assieme all'Avis e a tutte le associazioni che oggi hanno aiutato la protezione civile nelle strade. Un bel lavoro di squadra per una bellissima gara del nostro circuito podistico fanese. Allora sì, siamo veramente arrivati alla conclusione di questa 22esima edizione della Corifano, siamo veramente contenti sia perché il tempo ci ha assistito, anche come ha detto Francesco nei scorsi giorni sul vostro canale, siamo contenti perché anche quest'anno siamo cresciuti come numero, siamo arrivati a 500 partecipanti tra bambini e adulti, quindi per noi è sempre un piacere organizzare questo evento qui nella Gimarra. E siamo contenti anche della collaborazione che ogni anno vengono fuori con diverse realtà territoriali e siamo anche soprattutto contenti perché quest'anno abbiamo visto un crescere sui partecipanti bambini. Ringrazio veramente tutti i partecipanti, tutte le associazioni, ringrazio anche la famiglia Oliva perché c'è sempre vicina nell'organizzare al top questa manifestazione. Un caro saluto va di nuovo ancora a Vasco che non c'è qui per validi motivi, lo ringraziamo perché anche lui era un noto collaboratore del centro sportivo. Grazie ancora e spero di rivedere tutti i partecipanti, se non raddoppiarli, nel 2018 con la 23esima edizione della Corifano. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the life by demons of the past. It's always